Non solo l'esterno d'attacco per il Pescara, fare accesi infatti anche su un centrocampista. Il Delfino sogna il ritorno in biancazzurro di Luca Valzania, ma la strada è tutt'altro che semplice. La Talantino spera in una chiamata dalla Serie A, dopo l'ultima esperienza a Frosinone culminata però con la retrocessione. Dunque non sarà facile riaverlo ed è per questo che la dirigenza biancazzurra sta guardando alle alternative. Piacciono, e come, Luca Mazzitelli e Jacopo Segre. Il primo di proprietà del Sassuolo è rientrato dal Genoa ed ha avuto la possibilità, soprattutto all'inizio dello scorso campionato, di mettersi in evidenza con la maglia rosso-blu. Nella seconda parte, complice anche un infortunio, è stato fuori 3 mesi e da quel momento in poi non ha praticamente più avuto chance con il Grifone. Anche Mazzitelli però è una pista difficile. Non impossibile invece quello che porta Segre, centrocampista del Torino, che reduce dall'esperienza a Venezia, proprio nel campionato cadetto. 2 anni più giovane di Mazzitelli, ha giocato con grandissima continuità e chiaramente un giocatore che i Granata manderanno di nuovo in prestito e il Pescara è tra le pretendenti. Per quanto riguarda l'esterno d'attacco invece, il Delfino tiene i radar accesi su Antonio Di Gaudio, esterno mancino del Verona. Con la promozione in A degli Scaligeri potrebbe finire sulla lista dei partenti. L'ostacolo però riguarda l'ingaggio. Per quanto concerne la pista, Adrian Stojan in romeno per ammissione dello stesso Luciano Zauri farebbe al caso del Delfino, è svincolato e di conseguenza il Pescara può affondare quando lo riterrà più opportuno. Se non lo ha ancora fatto è perché attende di capire se può arrivare ad obiettivi differenti, soprattutto da quando ha saputo che Vincenzo Montella ha blindato Riccardo Sottil, impressionato dalle prestazioni nel precampionato del ragazzo che ricoprerà il ruolo di vice chiesa. Quello che posso dire io è che stiamo lavorando bene sposando le prime idee che ci sta dando il mister. Ancora ovviamente siamo in un momento dove la rosa non è definitiva e ci sarà sicuramente qualche nuovo arrivo che noi accoglieremo a braccia aperte come ha sempre fatto questo gruppo. Sta nascendo un Pescara nuovo, se possiamo dire, e cercheremo di fare del nostro meglio per far sì che anche questo sia un campionato, come quasi tutti gli ultimi, importante. Fare meglio dell'anno scorso non sarà semplice, ma ci proverete. Migliorare quello che è stato l'anno scorso vorrebbe dire arrivare in Serie A. Questo è il nostro sogno e dobbiamo averlo e alimentarlo, perché è importante averlo. Però dobbiamo partire in sordina e fare tanti punti, e man mano che le partite vanno avanti poi alzare un po' l'asticella poco alla volta.